Ok, sabato di 17 novembre siamo al Autodromo di Cremona Cremona, come si chiama questo autodromo? Circuit. Cremona Circuit. Ah, Cremona Circuit. E stiamo liberando la bestia. Se lo montiamo qua in terra, buttiamoci solo. Mamma mia. Oggi faccio l'aiuto regista. E poi anche. Ehi, anch'io conosco Giorgio Cracchio. No, oggi le previsioni danno sole, tutto il giorno. Un'occhiata anche. Cosa abbiamo sul camion? Venite con me. Abbiamo un gioiellino e sopra c'è un altro. Basta. Dai, accendi! Allora, vieni un po' avanti, giù. Piano piano, vieni. Sul treno, vieni. 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 Frena lì, non volare più. Boh. Con i due legnetti davanti. C'è ancora lo spazio della legnetta, vedi? Gonfia pure un po' con la gomma, poi gli fai le pressioni già. Chiamatela giù! Visto che carine sono, eh? Dai! Stiamo per entrare in pista, sto scaldando i motori. Dottore Gianni. Giornata bella, si sta riscaldando un po', c'è un freddo cane. Adesso andiamo in pista, eh. Siamo in pista, eh? Andiamo a vedere dove metterci. Una grande sorpresa ritrovare la Brabham Formula 2. Buongiorno.
grande spettacolo. Questa che marca è? Cooper. Ah, la Cooper, cavolo, bella. Pensa te, in tutti i posti del mondo nessuno dice niente, qui vengono a rompere le balle se facciamo le fotografie, perché c'hanno l'esclusiva, ma robe da matti. Sì, hanno detto così. E io faccio come diceva il nostro Duce e me ne frego. Me ne frego. Potrebbero seguire. Sì. Il dottore prova il Fiat Abarth, dai, è la prima volta che usa questa macchina, vediamo se si diverte un po'. Gli scozzo il radiatore perché non scalda. Una pausa a causa semaforo rosso. E via. Sarò noioso, ma io sono innamorato di sta brava. Gli ho detto guarda che quasi ora l'ho già messo in moto. La più bella del mondo. Non riesco mai a ricordarmi come si chiama. Paolo Beggio. Beggio, oh, mi piace sta macchina. Ma non è qui adesso che la guida? No, solo magari ha rotto un braccettino.